Ciao e benvenuto, sono Salvatore. In questo video andiamo a guardare l'impianto frenante. Allora, in frenata l'energia cinetica dell'autoveicolo viene trasformata in calore grazie all'attrito. Sì, perché il veicolo avanzando, quella è l'energia cinetica, ecco, quella energia si trasforma in calore grazie proprio all'attrito che viene esercitato sui dischi e sui tamburi delle ruote. Allora, cominciamo subito a vedere. Allora, questo è il freno a disco, vedi? Freno di servizio e soccorso, vuol dire che con il pedale tu frenando azioni il freno di servizio. Il freno di servizio è quello che agisce su tutte le ruote e siccome però l'impianto frenante è sdoppiato, vuol dire che quando tu freni ci sono due circuiti, cioè il circuito anteriore e il circuito posteriore. Vedi che spartono due tubi da qua, uno va a fare la parte posteriore, uno va a fare la parte anteriore. Se per caso capita un'avaria, tu si accende la spia, logico, ma frenando sempre con il pedale, la frenata comunque è vero che avviene solo su due ruote, ma viene garantita proprio grazie allo sdoppiamento e viene chiamata questo tipo di frenata nel caso dovesse capitare una frenatura di soccorso. Poi abbiamo il freno di stazionamento meccanico in questo caso, che è quello dove che noi chiamiamo freno a mano. Nella parte posteriore, per esempio, in questa illustrazione vediamo il freno a tamburo. Andiamo a vedere bene alcune cose. L'energia cinetica è l'energia posseduta da un corpo a causa del suo movimento. Tutto quello che si muove ha una energia cinetica. L'energia cinetica è determinata dalla massa del corpo, che chiamiamo M, e dalla velocità di movimento. Quindi cos'è l'energia cinetica? È proprio data da una massa che si muove. In pratica, se varia la massa, quindi se il peso dell'oggetto cambia o la sua velocità varia anche l'energia cinetica. Quindi se cambia la massa o cambia la sua velocità, ecco che varia anche l'energia cinetica. L'energia cinetica è direttamente proporzionale alla massa e al quadrato della sua velocità. Vuol dire che più la massa è maggiore e più questa massa e velocità fa aumentare l'energia cinetica dell'oggetto, in questo caso del veicolo. La frenatura di un veicolo avviene grazie alla trasformazione della sua energia cinetica in calore, vero? La frenatura degli autoveicoli è ottenuta mediante freni ad attrito, sì, perché quando io premo il pedale del freno, la pastiglia in questo caso e le ganasce in questo caso vanno ad fare attrito sulla ruota in questo caso, e quindi il freno in questo caso diventa incandescente. E quindi proprio quello che dice qua, la frenatura degli autoveicoli è ottenuta mediante freni ad attrito. E quindi la risposta è vera. Altre domande. La distribuzione dei pesi sul veicolo influisce sulla frenatura? Certo, se il veicolo è caricato in modo perfetto, in modo equilibrato, anche il veicolo frena in modo giusto, quindi senza avere le ruote che frenano di più o di meno. La frenatura è ripartita su tutte le ruote del veicolo, vero? La massima forza frenante applicabile sull'autoveicolo è pari al suo peso aderente, vero? Il peso aderente è il peso gravante sulla ruota aderente, e anche questa è vera. Se vuoi ricordartele, metti in pausa. Se hai qualche domanda, vai dal tuo insegnante e vai a chiedere tutti i tuoi dubbi che hai. Perfetto, diciamo che possiamo andare anche avanti. Allora, questa è la frenatura di servizio. Si vede il pedale che viene premuto dal piede, vedi? Questa è la pompa dei freni dove all'interno c'è dell'olio e si vede proprio l'olio che si divide in due parti. Qui, per farti capire, abbiamo diviso in due colori. Rosso va a fare la parte anteriore e verde va a fare la parte posteriore, ma il comando è solo uno. Ok, questo blu che vedi è il servofreno. Il servofreno è quell'aggeggio, quel dispositivo che ti aiuta nella frenata, che ti rende morbida la frenata. Ma devi sapere anche che l'abbiamo già menzionato, abbiamo già detto che questo dispositivo funziona solo se il motore è
acceso, quindi se il motore è spento il freno diventa molto più duro. Andiamo a vedere quest'altro. Questo è nel caso si dovesse rompere il circuito anteriore dei freni. Infatti qui il tubo si è rotto e l'olio da questa parte si è svuotato. Quindi tu vai a premere il pedale del freno, ma l'olio arriva solamente nella parte posteriore. E meno male che ci arriva, ma ci arriva proprio perché abbiamo sdoppiato l'impianto di frenatura. Chiaro, e questo si chiama frenatura di soccorso. Andiamo a vedere la pompa. Allora, impianto frenante idraulico, il servofreno a depressione. Come funziona? Vedi, allora, la parte blu è diversa dalla parte azzurra. Per convenzione lo abbiamo disegnata con colore diverso. Grazie proprio al motore e in particolare alla fase di aspirazione, il motore preleva l'aria da questa camera blu tramite questa valvolina. In questo modo va a svuotare quest'aria, trascinando più facilmente questa membrana verso destra, e quindi il pedale del freno risulta essere più morbido quando freni, proprio perché c'è il risucchio da parte della fase di aspirazione del motore. Se il motore è spento, ecco, non c'è questo risucchio e quindi risulta molto più duro. Quindi cos'è il servofreno? È un dispositivo che aiuta proprio nella frenata, sfruttando proprio la funzionalità del motore stesso. Questa parte già l'abbiamo vista, la pompa già l'abbiamo vista. Freno di stazionamento, ecco, è manuale, in questo caso meccanico. Alzandolo si allargano le ganasce e le ruote frenano. Questo è il freno a disco. Si vede l'olio che arriva all'interno, allarga questi due pistoncini. I pistoncini fanno allargare le ganasce e le ganasce vanno ad aderire tramite il ferodo, che è la copertura e il materiale che ricopre le ganasce, contro la ruota, e quindi per attrito il veicolo frena. Ok? Questo è il disco, l'olio arriva, spinge verso destra e spinge verso sinistra le pastiglie e si vede proprio il disco che viene per attrito, viene frenato. Poi abbiamo l'ABS. L'ABS permette di sfruttare al meglio la forza frenante disponibile. Ok? Ed è vera, perché l'ABS cosa fa? Evita appunto che le ruote si blocchino in caso di frenata, soprattutto su fondi sconnessi. Quindi cos'è l'ABS? È un dispositivo che evita il bloccaggio delle ruote, e se le ruote si bloccano, ecco che si ha lo slittamento. Cosa fa l'ABS? È un dispositivo fatto da dei sensori, cioè su ogni ruota c'è un sensore. Questi sensori misurano continuamente la velocità di rotazione delle ruote, e questo input viene mandato ad una centralina che gestisce tutto. Quando la centralina si accorge che una ruota si sta quasi avvicinando al valore zero, vuol dire che la ruota si sta per bloccare, e se la ruota si sta per bloccare, il veicolo sta per slittare, e quindi io devo impedire questo. In che modo? Con un dispositivo comandato dalla centralina che permette proprio al pedale del freno di alzarsi. Quindi, ok? Quindi un attuatore, un dispositivo, chiamalo come vuoi, che proprio solleva il piede, il pedale del freno, quindi una spinta molto forte che mi solleva. Io me ne accorgo perché? Perché sotto il pedale del freno sento delle pulsazioni, come se qualcuno mi stesse togliendo via il pedale del freno. In questo modo la ruota si sblocca e ritorna a avere contatto a terra. Quindi l'ABS molto importante, un'invenzione veramente stupefacente. Questi sono gli elementi di attrito, quello che permette alla ruota di fermarsi. Come si possono chiamare? Pasticche, ganasce, vedi, il tamburo, e poi vediamo che nei mezzi superiori invece abbiamo la membrana e l'asta punta conica. L'asta punta conica che serve per allargare poi le ganasce e quindi frenare. E questo appunto è il tutto. Nel prossimo video vediamo l'ultima parte, che fa riferimento proprio all'impianto frenante dei veicoli pesanti.